Noi siamo per il progetto industriale, fatti con la plastica, fatti con altri materiali, e abbiamo dato uno status al prodotto industriale di bellezza, di ironia, di estetica, come hanno, anzi forse meglio, dei prodotti artigianali. È la valorizzazione del prodotto che viene da un'industria, che viene con un investimento, che viene da uno stampo, che viene da una macchina, che viene da una ricerca di materiali, che noi poi abbiamo trasformato giorno per giorno, l'abbiamo reso molto prezioso. Questo, siamo davanti a un'ultima ricerca che ha portato a metallizzare un prodotto che è un materiale di policarbonato, l'abbiamo metallizzato dandogli un aspetto molto ricco e molto vario. Questa è una delle ultime ricerche che abbiamo portato a termine. Sono 26 prodotti nuovi, ci sono tantissimi oggetti dei migliori design e con delle tecnologie fantastiche che sicuramente saranno sul mercato per i prossimi 10-20 anni. Probabilmente da 25 anni fa, dal primo oggetto con Stark, abbiamo cercato di dare un altro aspetto al prodotto industriale. E abbiamo un fantastico prodotto che è il sofà fatto con fili Stark. Non esiste un altro sofà al mondo così, è un pezzo unico fatto con uno stampo, 30 kg di policarbonato, esiste solo una macchina in Europa che può stampare uno stampo così grande, un grande rischio, un grande investimento, ma sono molto felice di averlo qua, perché sono quei prodotti che spingono tutta l'azienda, tutta l'energia, la ricerca, e ci fanno competere con il resto del mondo. Oggi abbiamo la fortuna di avere un mondo aperto, abbiamo tutti i continenti che vogliono comprare italiano, vogliono comprare la nostra qualità, il nostro savoir-faire, il nostro stile, quindi abbiamo una grande opportunità che possiamo cercare di prendere, ma ci bisogna fare dei progetti di distribuzione, di conquista dei territori che vanno a medio e lungo termine, che faremo sicuramente.